Bella raga, qua Bash, bentornati nel canale. Oggi siamo qua con un nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Rush Duel e come avete visto dal titolo, oggi vi mostrerò come sbloccare gli ultimi due pack nascosti, ovvero quelli che abbiamo nel negozio che non abbiamo ancora sbloccato. Questi qua. Questi due pacchetti. Oggi vi mostrerò come sbloccarli. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per supportare la serie. Detto questo, dobbiamo andare al centro di Goa, quindi facciamo il viaggio rapido in area del centro di Goa. Let's go. Ok, una volta arrivati dobbiamo semplicemente andare a cercare una ragazza, quindi dobbiamo andare dov'è il vicolo. Ok, dobbiamo andare qua nel vicolo. Attenzione, c'è un oggetto strano, un oggetto misterioso. Ah, abbiamo sbloccato delle foderine, ostruzione costruttore. Ok, usciamo dal vicolo e sulla sinistra c'è questa ragazza che ci vuole sfidare. Quindi noi ci parliamo. Magari la salto domani. Gasp, mi stavi ascoltando? Non ti lascerò andare finché non dici che non hai sentito niente. Ok, noi dobbiamo sconfiggere questa ragazza, quindi ci vediamo qua appena l'ho sconfitta. Ti dovrò sbaragliare a duello per spazzarti via la memoria. Si va di Drago Spell. Si va contro Nova. Attenzione, attacco diretto. Il test di vento non perdona. Oh, 1200 punti, attenzione. Attenzione, delle carte strane che non vedremo un'altra volta. No. Puoi comunque fingere, vero? Non lo direi a nessuno. Grazie, mi salvi la vita. Oh, stavi ficcanasando perché vuoi trovare duellanti da sfidare? Allora dovresti andare al parco. Parlano tutti di questo tizio al parco che usa un deck che nessuno ha mai visto prima. Comunque, io me ne vado a casa. Vorrei non fare niente domani. Ok, una volta sconfitta Nova, dobbiamo andare al parco. Al parchetto! Let's go! Ok, arrivati al parco, andiamo qua dentro al parchetto, giustamente. E sulla destra ci sarà questo duellante misterioso. Aiden. Guardare tutti divertirsi nella battaglia suprema mi ha ispirato a iniziare a duellare. Ho creato uno strano deck che scambia attacco e difesa. Ti va di aiutarmi a provarlo? E dai. Let's go! Attenzione, si va contro Aiden. Attenzione, Dragias colpisce diretto. Colpisce diretto anche il drago virtuoso e va a concludere il duello contro Aiden. Attenzione, 1200 punti. Spada e scudo ci ha dato, ragazzi. Questa hanno fatto la versione trappola della carta scudo e spada, ovvero che inverte attacco e difesa, molto forte. Pensavo di sgranchirmi le ali e duellare all'arena grandi 7, ma continuerò a duellare qui ancora per un po'. Sei troppo bravo per me, dovresti duellare all'arena grandi 7 per trovare avversari a tua altezza. E come ci ha detto il buon vecchio Aiden, adesso dobbiamo andare all'arena grandi 7. Let's go. Sium. Ok, una volta arrivati all'arena grandi 7, andiamo semplicemente qui davanti, ci sarà questo ragazzo davanti al tabellone e dobbiamo sconfiggere anche lui. Oh no, ho sentito che qui si può duellare con tante persone, ma il concerto è finito. Volevo che i miei tuono scarabei dessero una scossa alla competizione, ma ora sono scosso perché non c'è nessuno. Non farmi finire male la giornata, ti va di duellare per tirarmi su? E dai Lucas, let's go. Let's go, andiamo a vincere il duello contro Lucas. Attenzione, 1200 punti. Ah, ho perso. Sono senza fiato, grazie della partita. Voglio un deck più elettrizzante. Chiederò consiglio a Yuga. Eh? Dov'è Yuga? È tornato al laboratorio. Ha detto che voleva controllare una cosa. Forse dovresti fargli visita. Ok, come ha detto Lucas, adesso dobbiamo andare al laboratorio di Yuga. Let's go. Ok, dobbiamo entrare dentro. Nel magazzinetto di Yuga qua.
Ok, andiamo a parlare con Yuga. Ehi, tu! Tempismo perfetto! Ho qui una cosa fantastica. Questa è una tessera vuota. Funziona come una tessera di gioco, ma senza i dati del duellante. Quindi, se sovrascrivi la tessera vuota, puoi ricreare i mostri maximum? Sì, ma ci serve tanta energia per creare una carta mostro maximum. Kaizo, attivo la tua modalità iperbatteria un'altra volta e... Mo scoppia. No, si legge no. Sono fatto di parti delicate, parti che non voglio che si rompano. Caspita, sembra che abbia potenziato il suo programma di difesa. Kaizo, senti qua. Tu sconfiggi il nostro amico in duello e io non uso più quella modalità. Davvero? Non mi stai prendendo in giro, vero? Beh, mi piaci, ragazzino, ma ora ti schiaccerò, distruggerò, sfascerò e disintegrerò. La Madonna! Sei d'accordo a duellare contro Kaizo? E vabbè, e dai, combattiamo contro Kaizo. Super Robo Kaizo è pronto per il Rush. Let's go contro Kaizo. E si va a concludere il duello con Dragias contro Kaizo. Punti, oh, buono, buono, molto buono, molto buono. Let's go, let's go. No, non quella modalità, qualsiasi cosa, ma non quella. Sembri pronto, modalità iperbatteria, attiva. Ai, mi bruciano, ai, ai, ai. A posto, regamo, ricreiamo le carte maximum un'altra volta. Userò le mie tessere vuote e... Voilà, maximum. Potrei darti queste tessere e basta, ma preferirei che le vincessi a duello. Ah, dobbiamo anche duellare contro Yuga. Va bene, let's go. Andiamo, preparati al rush. Si va in battle phase. Attenzione, attacca. E va a concludere il duello con Dragias un'altra volta, signori. Dragias troppo bello, troppo forte. Un like per Dragias, signore, un like per Dragias. 2000 punti, attenzione, ci ha dato 2000 punti. Tanta roba, tanta roba. Grazie a quell'abilità hai vinto la battaglia suprema. Ti darò questo set di tre carte, macchina sovrano sovrano magno. Ho trovato altre tessere vuote. Se riesci a sconfiggermi in duello, le sovrascriverò come carte maximum per te. Le tessere vuote sono estremamente rare, perciò non penso riuscirei a trovarne qualcuna per conto tuo. Ai 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 ai, per ai, quanto ai tempo ai, devo ai ancora ai stare ai così? Mi chiedo perché le tessere vuote stiano comparendo ora dal nulla. Attenzione, quindi possiamo andare a trovare delle carte vuote, delle tessere vuote che poi potranno diventare delle carte maximum. Ok, una volta sconfitti Yuga e Kaizo, dobbiamo andare al Nexus. Let's go. Ok, perfetto. Qua ci aspetterà Nail. E dovremo risfidarlo. Oh, sei tu. Vedo che hai di nuovo le carte maximum. Sapevo che le avresti avute. Perché ho creato io le tessere vuote e le ho date ai partecipanti alla battaglia suprema. Volevi che il duello fosse equo per tutti. Non sarebbe giusto se alcuni duellanti potessero evocare maximum mentre altri no. Così mi sono introdotto nei sistemi della battaglia suprema per creare tessere da convertire in carte maximum. Questo risponde alla tua domanda? Beh, insomma. Eccolo Sebastian, sorprendente, padrone Nail. Ha previsto che avrebbero chiesto questo, anche se non hanno detto niente. Intendi che non ero così sorprendente quando non ho previsto che la tua IA sarebbe impazzita mettendo in pericolo il torneo? Ormai quello è passato. Sto scherzando, Sebastian, e poi il tuo glitch ci ha permesso di testare le abilità degli avversari. Sei troppo gentile, padrone Nail. Ma perché mi sono guastato? Il mio programma dovrebbe essere perfetto. Dato che ti sei disturbato a venire fin qui, ti va un duello? E dai, let's go.
Vincere o perdere nessuna penalità, ma se vinci ti darò delle nuove carte maximum. E andiamo contro Nail. Sono curioso di sapere se le tue abilità sono migliorate in questi scorsi mesi. Duelliamo. Let's go. E si va contro Nail, il grande artista. Si va contro Nail. E adesso tocca a Dragias, che va a concludere anche questo duello. Incredibile Dragias. Dragias meta. E la porta a vincere. Attenzione, 2000 punti. Ci ha dato un buco trappola, raga. Ci ha dato un buco trappola. Carta legend, spettacolo. Il tuo spirito è notevole, come le mie carte maximum. Hai Yggdrago l'imperatore del cielo, Yggdrago l'imperatore del cielo, Yggdrago l'imperatore del cielo. Ora puoi acquistare busta maximum 01. Attenzione. A proposito, conosci le elementari Goa 6? È la scuola con i migliori studenti e alla loro guida c'è il club dei duellanti Cavalleria Pesante. Dopo che hai espresso il tuo desiderio, nuovi duellanti hanno deciso di partecipare all'ultimo torneo. Anche se hai vinto il primo, la gara è salita di livello. Attenzione, abbiamo ottenuto le carte di Yggdrago. Anche la deck profile. Perfetto. Ok, come vedete abbiamo sbloccato la busta maximum 01. Ora ci manca solamente questa da sbloccare. Ok, adesso dobbiamo andare al centro di Goa. Let's go. Ok, siamo tornati al centro di Goa. Adesso dobbiamo andare sempre nel nostro adorato vicolo. Questo è il vicolo del Rush Duel. E attenzione. E attenzione, un nuovo duellante misterioso è apparso. Andiamo a parlarci subito. Ehi, non mi aspettavo di vederti qui. Stai duellando? Anche noi siamo qui per duellare, ma non è questo l'unico motivo. Stiamo facendo da babysitter a Luke per evitare che faccia qualche follia, cioè qualche follia esagerata. D'accordo, duelliamo. Il futuro re delle battaglie supreme accetta la tua sfida. Nessuno ti ha ancora sfidato, Luke. Ehi, tu! Tu? Se i miei occhi non mi ingannano, credo di trovarmi davanti al primo vincitore della battaglia suprema. Sono Janko Entant. Piacere di fare la tua conoscenza. Ho un'umile richiesta non adesso. Ho una brutta reazione quando non posso pescare una carta per un certo periodo e quel periodo è passato. Ho bisogno di pescare una carta prima di perdere di nuovo il controllo. Duelliamo. Riconosco che sia una reazione strana, ma è una cosa che non posso controllare. Dimostra il mio amore per i duelli. Ah sì, mi ricordo. Ha quel che si chiama sindrome da deficit di pescata e non si calma finché non pesca una carta. Puoi duellare contro di lui, è l'unica cura, anche se temporanea. E dai, andiamo contro questo duellante misterioso. Sarebbe magnifico se tu potessi farlo, perché non desidero altro che duellare. Ok, andiamo contro Janko. Let's go, siamo contro Janko. E si va a chiudere il duello con Dragias contro Janko e le sue formiche. Le formiche purtroppo non hanno potuto fare nulla contro il mio drago. Attenzione, 1600 punti. Ci dà un po' di carte formiche. Fiu, grazie amico mio, il tuo duello ha placato la mia anima. Mi chiamo Janko Entant, presidente del consiglio degli studenti dell'elementari Goa 6. Mi piace duellare, ma amo pescare, per quello adoro il Rush Duel, perché posso pescare tante carte insieme. Dato che posso duellare ovunque e quando voglio durante una battaglia suprema, trabocco di gioia. Quando vincerò il prossimo coupon dei sogni, desidererò una regola che permetta di pescare 40 carte per turno. È un po' rotta come cosa. Almeno quello era il mio sogno. Ma anche il club duellanti Cavalleria Pesante partecipa alla battaglia. Pescare 40 carte? Finiresti le carte del tuo deck in un solo turno. La Cavalleria Pesante è l'elite delle elementari Goa 6. Anche se sono il presidente scolastico, formiche come me vengono schiacciate. Ecco perché sono a ricerca di duellanti che possano opporsi alla loro tirannia. Duellanti potenti come te, ti prego, sconfiggi la Cavalleria Pesante in nome della giustizia. Asana partecipa al torneo? Sarà divertente.
Il club dei duellanti cavalleria pesante partecipa alla battaglia suprema? Non mi piace per niente. Lasciate che vi spieghi, i membri del club cavalleria pesante della Six sono duellanti esperti. La loro leader è Asana. Yuga l'ha già affrontata in duello. Yuga ha vinto, a malapena. Se Asana gioca nella battaglia suprema, deve avere un desiderio da esprimere. Mi chiedo quale sia. Qualsiasi cosa sia, con le sue abilità e i mostri Wyrm, ha delle buone chance di renderlo realtà. Non vedo l'ora di sfidare ancora Asana. Quando sei pronto, andiamo alle elementari Goa 6. Ora puoi arrivare all'elementare Goa 6 attraverso altre aree. Premi più per aprire la mappa. Let's go, let's go. Ok, quindi adesso dobbiamo andare su altre aree e andiamo a visitare la scuola elementare Goa 6. Let's go! Eccoci qua, signori, siamo arrivati. Voto 10, mi piace questa location. Mi piace molto questa location. Andiamo, va. Let's go, let's go. Comunque è enorme. È veramente enorme. Pare tipo un college più che una scuola elementare. Però vabbè, ok. L'elementare Goa 6. Che ricordi? Sì, e non tutti sono belli. Ricordo quando ci hanno costretti a trasferirci in questa scuola. E ci hanno fatto vivere in un dormitorio decadente. È stato orribile. Davvero? Per me invece è stato divertente. È questo il ragazzetto che ha vinto la battaglia suprema? Benvenuto alle elementari Goa 6. Madonna. C'ha tipo i super basettoni questo. Ehi, fra barbuto! Dov'è Asana? Non è una barba, Luke. Sono basette. Anche se sono molto folte per uno del sesto anno. Vuoi parlare con la nostra principessa? Prima dovrai superare me. Mi chiamo Galian, pezzo grosso del club dei duellanti cavalleria pesante. La tradizione dice che in questa scuola, se qualcuno ti sfida a duello, devi accettare. Proprio così, perciò a meno che tu non lo sconfigga, non puoi incontrare Asana. Easy. Easy, vuoi duellare? Per forza, per forza. Mi aggiudicherò la vittoria, duelliamo. Let's go, si fa contro Galian. A casa, Galian va a casa. Bene, bene. Non vedo l'ora di sconfiggere Asana. Attenzione, abbiamo sbloccato delle ruspe. Ben fatto, giovane, ma non posso lasciarti passare. È meglio che tu te ne... Attenzione, Asana, non c'è problema, Galian. Attenzione, è arrivata Asana. Sapevo che saresti venuto, Yuga, e ha portato un amico vincitore di tornei. Lei è la leader del club dei duelli cavalleria pesante, Asana Mutsaba. Asana, ho saputo che partecipi alla battaglia. Ma perché? Per sistemare i miei macchinari pesanti. Ma Yuga non li ha solo sistemati, li ha modificati perché funzionassero di nuovo. Lasciate che vi spieghi. Asana ama i suoi classici veicoli pesanti, non importa se sono vecchi. Ma è dura trovare pezzi di ricambio. La Goa è d'accordo a produrli se Asana eliminerà il Rush Duel. Ma Yuga ha trovato una soluzione diversa e ha improvvisato alcune parti a caso per potenziare le sue macchine. Fate tutti silenzio. R6 ha qualcosa da dire. Già, sì, capisco. Hai ragione, R6. Insomma, parliamo con le ruspe. Sento solo il suono di un motore. Pensavo che la vecchia maniera fosse la migliore, perciò non volevo cambiare. Ma mi sbagliavo. Quando Yuga ha modificato i miei veicoli perché potessi usarli ancora, ho imparato che cambiare non è sbagliato. Ma i classici hanno qualcosa che non invecchia mai. Guarda questi cilindri, guarda questi ingranaggi, non li fanno più così. Quei componenti sono opere d'arte, starei a guardarli tutto il giorno. Asana ama davvero i suoi macchinari, quello non cambierà mai. Credo li ami addirittura ancora più di prima. Allora, forse le cose cambiano davvero. Useremo il coupon dei sogni per produrre in massa altri di questi componenti classici. Ma, sulla nostra strada per vincere il premio ci sei tu. È fantastico che tu sia venuto da noi, ci hai risparmiato la fatica di trovarti. E anche se non ci fosse un coupon, vorrei comunque duellare contro il campione della battaglia suprema. Principessa, shh, non dirlo.
o si chiederanno perché ho cercato di impedirgli di incontrarti. Shh. 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 Gallian ci sta andando giù pesante. Se riuscirei a sconfiggere Gallian, sarei un duellante degno da sfidare. Ma non mi porterei via il mio sogno. Vuoi duellare? Let's go! Mi farò largo, duelliamo. E si va contro Asana, attenzione. Andiamo giù di forbici. Oh, abbiamo vinto, attenzione. Direi di andare secondo, almeno siamo a posto. Rush duel, let's go. Attenzione, Dragorita, avvocato Dragorita, ok, fino a qui ci siamo. Mazzo drago? No, tributa, attenzione. Gran rotolo combattente costruttore, che è? Wyrm, un guerriero veterano, usa 6 tipi di rulli per il suo lavoro, ma gli inesperti non sanno trovare differenze tra essi. Vabbù, tipo un drago col rullo. Trivellucertola soldato costruttore, quindi questo c'è il mazzo dei soldati costruttori, sono tutti Wyrm. Ok. End phase, passa così. Draw. Mano un po' brutta, sinceramente. Un po' brutta. Però. C'è poco da fare quando è così. Cioè, da difensiva per forza. Non sarebbe stato malaccio, è un mostro attributo qua, Però. Adesso settiamo tutto come se non ci fosse un domani, distruggiamo quel mostriciattolo e poi... prossimo turno probabilmente prenderò degli schiaffi, perché già che quello c'ha 1009 penso che c'è i mostri belli grossi. Babbo, ma io di niente. End phase. Attenzione, ritocca Asana. Che è sta roba? Picchi di Beatitopia. Mentre questa carta è scoperta nella zona terreno, i mostri scoperti tipo Wyrm sul terreno guadagnano 400 attacco e perdono 400 difesa. Grossa questa! Enorme! Però perdono la difesa. Va a 2003. Enorme. In teoria mo lui c'ha quei mostri di livello 6 che vanno a 2003. Mica è poco, raga. Bello, il mazzo Wyrm deve essere forte. Appena ci avrà un po' di carte farò la deck profile sicuro, quindi... State tuned. Dorò. Madonna, che mano di merda. Allora, intanto settiamo questo, va. E niente, end phase. Battle phase a caso. End phase. Attenzione, Asana. Draw phase. Pesco. Main phase. Oh, così picchia. Ah, quindi c'è brick pure lei, Allora, quello c'ha 2003. So che è inutile, però dobbiamo farlo per smistare un attimo, altrimenti poi non abbiamo spazio per attivare le carte magia dopo. Metti che pesco qualcosa di carino. Rip, drago fenice, che se ne va così. Dorò. Attenzione, bestia magica Wolfgang. Wolfgang. Allora, ci conviene andare in difesa. Tra un po' avremo anche i cosi. Dobbiamo mettere un'altra cortina scintille che andremo a usare dopo. A parte che abbiamo un flusso magico, quindi mo non si può fare più perché altrimenti questa la mettono in attacco, fa una finaccia. Però sai che c'è. Ok, facciamo questo piccolo sacrificio. Facciamo questo piccolo sacrificio, va. E spacchiamo la terreno. Poi andiamo a buttare questa. La buttiamo. So che è inutile, però dobbiamo farlo. Altrimenti non faccio più vantaggio carte. E dobbiamo fare vantaggio carte perché questo c'è mostri grossi. E poi settiamo anche questa. Almeno dopo peschiamo 4. So che mo prenderò un po' di danni, però meglio di niente, dai. E si va in end. Let's go. E purtroppo non ho pescato nessun mostro grosso, strano. Eppure li gioco abbastanza.
Però dillo, la reattiva è tutto un cazzo. Tutto un cazzo, signori. Battle Face, ma non mette giù nessun mostro, cioè va avanti con quello. Devo per forza attivarla. Attenzione, cortina di scintille. Almeno diciamo che moderiamo un attimo i danni. Prendiamo solo 1300. Ok, ok. Non ci disperiamo, non ci disperiamo. Perché il cuore delle carte non ci abbandona mai. Siamo pronti? Credo nel cuore delle carte. Dorò! Eccolo! Eccolo, signori. Certo, doppio test di vento. Doppio test di vento è un po' una monnezza. Però, sai che c'è? Che non lo facciamo? Non lo facciamo lo stesso? Test di vento è forte, perché alla fine la terreno gli aumenta l'attacco, ma gli diminuisce la difesa, quindi è un'arma a doppio taglio. Poi ci togliamo subito questo. E lo mettiamo in difesa. Molto buono, molto buono. Poi facciamo pure una bella perforazione. Almeno facciamo un po' di danni. So che 1.400, però sono sempre danni. Alla fine deve arrivare a zero, quindi tocca sbrigarci a farlo arrivare a zero. Dopodiché settiamo questa e probabilmente al prossimo turno forse riusciamo ad evocare Dragius. Speriamo, speriamo. Battle Phase, let's go. Stanged. La Sana. Sana è tosta. Ok, end phase. Draw phase. Doro. Attenzione, setta un mostro. Scommetto che ributta giù un altro gran rotolo. Gran rotolo. Secondo me Gran Rotolo l'hanno proprio tradotto male. Secondo me era tipo Gran Rullo e l'hanno messo Gran Rotolo, perché non si può sentire Gran Rotolo. Attenzione, ci attacca. Ma adesso noi abbiamo 4 mostri incantatori nel cimitero e possiamo usare la nostra forza riflessa. Let's go. Rivelazione oscura. Sei caduta nella mia trappola. Bello, abbiamo tutto scoperto, ragazzi. Ok, adesso dobbiamo pescare fortissimo, proprio. Proprio pesante. Pesco fortissimo, Doro. Abbiamo pescato le carte che ho rimesso nel mazzo. Lol. Allora, intanto andiamo giù subito di mazziere mistico. E facciamo l'effetto. Qui ci vorrebbe un bel mago di strada, Doro. Un altro cere magico, ok. Un meme è diventata sta partita. E vabbè. Ma non ci lamentiamo, perché adesso buttiamo giù Dragius. Buttiamo giù Dragius, attenzione. Entra in campo, cattivissimo, il nostro amico Dragius. Yu-Gi-Oh, che bello Dragius. Ma che gli vuoi dire? Ma che gli vuoi dire a Dragius? Ma che gli vuoi dire? Perfetto. Facciamo pure un bel inferno del drago, così togliamo quella carta magia terreno. Che gliel'abbiamo distrutte due, gli rimane solo una. E poi evochiamo pure l'arciere magico, che 1.000 fa sempre male. Ok, let's go. Facciamo l'effetto del Dragius. So che è inutile, ma io lo faccio sempre così. Buttiamo risorse al cimitero. Metti che peschi il mago di strada. C'è dopo così, raga. Ok, let's go. Andiamo di arciere magico. Pium! Era la freccia questa. Poi c'è il test di vento. Avada Kedavra. Come osi. Oso. Attenzione, e vai con Dragius. Diretto. Asana. Ti sei divertito, meno male che ti sei divertito. Mi sto divertito pure io. Ma perché mo Asana ha briccato? Perché credo che il mazzo Wyrm abbia molto potenziale. Attenzione, setta un mostro.
Handface. Purtroppo Asana ha briccato. Let's go, Doro. Tutti l'abbiamo pescati. Tutti, raga. Prima facciamo l'effetto del tessivento. Let's go, let's go. Via. Attenzione. Oh, ma quel mostro è grosso. Cioè, sembra un mostro gagliardo. Fa un po' vedere. Wyrm scavatore, il drago cavalleria pesante L. Greve, c'aveva le carte maximum pure lei. Spettacolo. E ma che gli vuoi fare, doppio Dragias? Doppio Dragias non si batte. E scende in campo il secondo Dragias, attenzione. Poi buttiamo giù pure il doggo. E andiamo a chiudere il duello. Let's go! Attenzione, Dragias domina il duello. Non si può avere un grande duello senza una grande competizione. Il tuo spirito è incredibile. Oh, 2000 punti. Attenzione, attenzione, attenzione. Abbiamo vinto le sue carte maximum. Effetto continuo. Questa carta guadagna attacco per il numero di carte da mano per 300. Poi guardiamo il pezzo di là. Distrugge una carta magia trappola sul terreno di qualsiasi giocatore e pesca una carta. Poi se distrutta una carta magia terreno con questo effetto può pescare una carta. Grosso. E che fa quello al centrale? Maximum attack 3005. Wyrm scavatore, il drago cavalleria pesante. Questa carta può distruggere gli effetti di carta trappola per il tuo avversario. Bella, bella, bella. Ci sta, ci sta. Attenzione, lo spirito di Asana. Ah, quindi questo è il tuo spirito. In modo simile a come comunico con le macchine, tu comunichi con altri duellanti attraverso i Rush Duel. Mi sono divertito in questo duello. Perché? Allora, quella ha detto che è una principessa, però così dice, mi sono divertito in questo duello. È veramente tradotto male comunque, raga, sto gioco. Perché, cioè, questa qui è una ragazza. Però il testo dice, mi sono divertito in questo duello. Per premio ti do le mie carte maximum. Attenzione, prendiamo il drago ruspa gigante e sblocchiamo la busta modifica deck 04. La battaglia suprema non è finita, non mi arrenderò finché non vincerò. Se Asana vuole il coupon dei sogni, vorrà certamente duellare contro di te se vieni qui. Attenzione, sblocchiamo i biglietti di avvisa, duellante leggendario. Oh, quante carte ci stanno a dare. Let's go, let's go. E quindi adesso abbiamo sbloccato l'ultimo pacchetto, ovvero la busta modifica deck 04. E adesso abbiamo tutti i pacchetti. Let's go. Ok, spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Lasciate un like per supportare la serie. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. E noi ci becchiamo con i prossimi episodi, dove andremo a fare un po' di spacchettamenti. E appena avrò le carte giuste, inizieremo a giocare online contro altri giocatori. Detto questo, vi saluto. Bella!